La mente, la filosofia, non potrà mai spiegare la coscienza, come non è riuscita a farlo durante tutta la storia dell'uomo. E la coscienza è la realtà. Arthur Schopenhauer, saggio sulla visione degli spiriti, tascabili economici Newton, pagina 22. Anche Aristotele dice «Somnium quodammodo sensum est», anche il sogno è in un certo qual modo una percezione, «de somno et vigilia», capitolo 2. Fa inoltre un'osservazione fine e giusta, che anche nel sogno ci immaginiamo con la fantasia cose assenti. Se ne deduce però che durante il sogno la fantasia sarebbe ancora disponibile, per cui non sarebbe essa stessa il medium od organo del sogno. D'altro canto, il sogno presenta un'innegabile somiglianza con la follia. Infatti, quel che maggiormente differenzia la coscienza onirica da quella vigile è la mancanza di memoria, o meglio, di ricordi assennati e coerenti. Ci sogniamo in situazioni e condizioni straordinarie, spesso impossibili, senza che ci venga in mente di indagare sul loro rapporto con quanto manca e sulle cause della loro comparsa. Compiamo azioni insensate perché non siamo memori di quanto loro si oppone. Persone defunte da tempo figurano nei nostri sogni come ancora viventi, perché in sogno non ci sovviene che sono morte. Spesso ci rivediamo nelle situazioni che sussistevano quando eravamo giovani, circondati dalle persone di allora, tutto come ai vecchi tempi, perché siamo dimentichi di tutti i cambiamenti e le trasformazioni intercorsi da allora. Allora, sembra proprio che nel sogno, mentre tutte le forze spirituali sono attive, la memoria soltanto non sia davvero disponibile. È su questo che si poggia la sua somiglianza con la follia, la quale, come ho dimostrato, mondo come volontà e rappresentazione, volume 1, paragrafo 36 e volume 2, capitolo 32, è essenzialmente da ricondurre a un certo dissesto della facoltà di ricordare. Da questo punto di vista, di conseguenza, il sogno potrebbe essere definito una breve follia, e la follia un lungo sogno. Nel complesso, quindi, possiamo affermare che nel sogno la contemplazione della realtà presente è perfetta e persino minuziosa, mentre il nostro stesso campo visivo è molto più limitato, nella misura in cui quanto è assente e passato, persino se simulato, sfiora appena la nostra coscienza.